Box ed entusiasmo amichevole Italia-Francia dalle utili indicazioni per il futuro. Una riunione pugilistica di alto profilo dalla quale sono emersi aspetti tecnici interessanti. La seconda edizione del Boxing Night organizzato da SD Crea Box di Lanciano ha fatto infatti registrare uno strepitoso successo di pubblico. Oltre 1000 gli appassionati che hanno affollato il palazzetto dello sport per assistere alla sfida incrociata tra le nazionali di Italia e Francia. La selezione azzurra, guidata dal team manager Roberto Cammarelle e dal segretario generale della federazione Alberto Tappa, ha affrontato il match per fornire ai tecnici le prime indicazioni sullo stato di preparazione generale in vista delle imminenti qualificazioni olimpiche per Tokyo 2020. Il dato più confortante è la condizione atletica in crescita di Clemente Russo, vittorioso ai punti sull'ostico Murad Aliyev nel match clou della serata. Il campione di Marcianise ha portato a termine i 5 round con disinvoltura e senza strafare, pur soffrendo la freschezza dell'avversario di 13 anni più giovane e la maggior capacità di allungo che è servita a sbarrargli la strada e non consentire a Tatanka di portare a segno un maggior numero di colpi. Il veterano della nazionale ora dovrà rivedere le strategie di allenamento e misurare la tenuta su una distanza più breve, quella dunque delle 3 riprese. L'obiettivo più volte dichiarato da Russo resta Tokyo 2020, vale a dire la quinta Olimpiade, un record assoluto nella storia del pugilato. Questo qui stasera è l'ultimo incontro che faccio di 5 round, perché da domani comincio a ridurre il tempo, quindi non è una carriera che non è una carriera, perché i mondiali svolgeranno più in quindi, ad una ora, ti aspettiamo tutti per la prossima edizione, e un applauso doloroso a Piazza per il ricordo della